Benvenuti a tutti voi da Stefania Vicini della redazione di Guida Viaggi. Siamo in compagnia di Ivano Ziglio, presidente del network Prima Rete. Allora Ivano, dopo 2 anni di silenzio torni sotto i riflettori, pronto a rilasciare nuove dichiarazioni. Qual è il messaggio che vuoi lanciare alle agenzie di viaggi? Allora, non sono mai sparito dal mercato perché io sono ancora consigliere in Ainet, fondatore dell'associazione Network Italiana, e sono sempre stato vicino alle agenzie e mi sono sempre battuto in questi 24 anni per le agenzie, per la loro indipendenza, per cui oggi abbiamo rivisto questo silenzio, chiamiamolo così, è per rivedere una strategia di mercato, di marketing, verso a delle esigenze completamente diverse che potevano essere fino a 2 anni fa. Il mercato è in evoluzione fortissimo, esiste la crisi, non bisogna nascondersi, è giusto che diamo messaggi diversi e un piano più così vicino alle esigenze del consumatore che oggi entra in agenzia o che vuole entrare in agenzia. Quindi questi 2 anni sono serviti anche chiaramente per riflettere, rivedere magari alcuni progetti, pensarne dei nuove idee, investimenti chiaramente in atto. Le agenzie chiedono concretezza, più margini, quindi voi sul piatto adesso che cosa mettete concretamente? Che cosa offrite? Allora, noi in questi 2 anni abbiamo fatto grossi investimenti. Prima di tutto proprio abbiamo rilasciato tra gennaio e febbraio una piattaforma, un progetto con una piattaforma dove oggi tecnologica, dove le nostre agenzie possono comprare della biglietteria aerea sia low cost sia IATA in H24. Nella piattaforma possono trovare un portale che possono comprare fino a 300.000 hotel sempre in H24. Nella piattaforma trovano anche una piattaforma per le crociere, dove possono comprare direttamente nei serbatoi via XML, possono comprare in tempo reale le offerte delle più grandi compagnie di navigazione. Inoltre, non poco questa grande evoluzione, abbiamo anche costruito un portale dedicato alle agenzie sempre nella piattaforma che possono comprare in tempo reale tutti i cofanetti gift box anche senza tenerli in agenzia e farli arrivare a casa direttamente del cliente. E in questi giorni abbiamo aggiunto nella piattaforma che possono vendere delle tessere sia di vacanze, sia di voli, sia di crociere, sempre al consumatore e guadagnandoci. Per cui nella tecnologia abbiamo tutto compreso in una nuova internet molto importante e dedicando a questo servizio customer care abbiamo dedicato un booking nuovo a disponibile per le agenzie. Per cui sotto il profilo tecnologico abbiamo fatto sicuramente, ci siamo allineati e forse superato anche gruppi più numerici di noi. Quindi tecnologia, crociere, cofanetti, questi sono un po' gli ambiti di azione, gli eventi, sappiamo che siete un network diciamo caratterizzato anche dagli eventi che organizzate. Il tour operating rientra in questa strategia, cioè adesso il mercato come lo si rivoluziona? Allora, noi abbiamo acquisito un tour operator che stiamo ultimando le ultime definizioni, un tour operator che è storico, che ha 35 anni, e da questo tour operator abbiamo elaborato sempre di più questa strategia anche di eventi, per cui produciamo, abbiamo direttamente vuoti pieni. Gli eventi sono importanti perché sono eventi che fanno arrivare nuovi clienti direttamente in agenzia. Infatti le nostre agenzie sono contente perché gli stanno arrivando nuovi clienti che loro non avrebbero. Voi avete anche pubblicizzato, abbiamo fatto l'anno scorso 10 eventi di cui 3 religiosi importantissimi e 3 pellegrinaggi, e quest'anno inizieremo.
Benissimo, allora tanti progetti che mettete sul tavolo per agevolare insomma il business delle agenzie di viaggi. Volevo chiedervi adesso, se non sbaglio, voi contate un 120 agenzie affiliate, le due formule sono quella del franchising tradizionale e quella del gruppo d'acquisto. Se è possibile avere qualche dato in termini di obiettivo di affiliazione, e il gruppo d'acquisto oggi nel 2014 è una formula, è una strategia ancora vincente, o perlomeno come si deve rivestire per poterlo essere? Noi in questo periodo qua, da 2 mesi, abbiamo aperto di nuovo un nuovo modo di fare gruppo d'acquisto. Noi ci rivolgiamo alle agenzie dando dei servizi concreti, con dei call center concreti, e abbiamo messo a loro disposizione 3 call center per la biglietteria in H24 e abbiamo messo a disposizione a loro un servizio di biglietteria molto interessante e che loro possono attingere con orario continuato. E le agenzie non è il numero che noi puntiamo, è anche la qualità di un'agenzia. Noi abbiamo sempre puntato all'agenzia di periferia, non l'agenzia proprio prettamente in centro di Milano. Noi siamo nati per stare vicino alle agenzie delle periferie, che sono tantissime la maggior parte, e su questo ci stiamo specializzando. In giro di 2 mesi, da quando abbiamo riaperto il gruppo d'acquisto con delle motivazioni reali, abbiamo avuto più di 10 affiliazioni nuove di altri network. Oggi le agenzie del gruppo d'acquisto sono di tutti e di nessuno, come all'estero vinca quello che dà un miglior servizio e che fa sopravvivere l'agenzia. Dico anche l'ultima cosa, che una delle cose importanti, le web conferenze che stiamo facendo, e investiremo molto sulla professionalità dell'agenzia con dei corsi specializzati per vendere meglio a un mercato anche online. Un'ultima battuta, visto che siamo alle porte dell'estate, per capire quali sono i trend in questo momento, se le prenotazioni effettivamente, insomma, se l'estate è partita, si prenota in agenzia, cosa si prenota, cosa chiede il mercato? Allora, l'estate è a rilento, l'estate è a rilento, però non dobbiamo disperare, dobbiamo avere la fiducia, perché sappiamo che gli italiani arrivano all'ultimo momento e sappiamo anche che il tempo non ci sta aiutando. Ma sono convinto che alla fine noi riusciremo, non dico fare magari i risultati maggiori dell'anno scorso, però sicuramente ad avere il risultato che ci fa sopravvivere. Comunque non sta andando male per le agenzie, perché un dato te lo posso dare: la biglietteria, noi abbiamo una media di crescita del 43% nei primi 4 mesi, e le crociere sono cresciute del 20%, e sul lungo raggio abbiamo un incremento del 10%, per cui diciamo che è un po' il Mar Italia che è qui così, è un po', però sono convinto che avremo anche soddisfazione. Non dobbiamo mai arrenderci. Gli agenti di viaggio, per quanto mi riguarda, che mi sento anch'io un agente di viaggio, sono una forza della natura, e quelli bravi hanno sempre la possibilità di portare a termine il loro obiettivo, per cui non dobbiamo mollare. Benissimo, grazie per queste dichiarazioni, a voi tutti grazie per l'attenzione, un saluto da Stefania Vicini.